si può formando soggetti nuovi. Perfetto. Grazie. Prego. Tante grazie. No, c'è Tavoletti e poi Lois e le domande. Io ne approfitto da un attimo il bagno, chiedo permesso. Miglioramento generico alla facoltà di agraria, anzi all'ex facoltà di agraria di Ancona, e sono ormai circa 12 anni che mi occupo di filiere OGM free. Quindi adesso siamo alla fine del convegno, non vi starò ad annoiare con grossi discorsi che poi in parte già sono stati introdotti, e quindi vorrei solamente portare qualche esempio reale di aziende che con cui io sto collaborando, in cui abbiamo sperimentato la fattibilità di una filiera priva di OGM. Cioè una filiera, sapete che anche in agricoltura biologica è stata reintrodotta la soglia famosa dello 0,9%, perché non si riesce a evitare l'OGM, soprattutto a causa della farina di soia, no? E allora noi solo dal punto di vista qualitativo, non da questo punto di vista, dal punto di vista qualitativo. Certo. Che... ossia è stata introdotta questa soglia del 0,9% perché hanno visto anche grosse ditte tipo Prometo, eccetera, eccetera, che producono mangimi per l'agricoltura biologica, che era praticamente impossibile evitare la contaminazione. Oh, la cosa interessante però qual è? È che se noi vogliamo fare dei prodotti appunto legati al territorio, e qui penso che siamo proprio nel posto migliore per fare questo tipo di discorsi, noi dobbiamo legare le produzioni zootecniche proprio ai prodotti che sono disponibili in quel territorio. E la maggior parte, cioè i due prodotti principali, quindi soia e mais, che praticamente fanno parte della zootecnia, dell'alimentazione zootecnica di tutto il mondo, qui da noi se ne vede un po', no? Soprattutto la soia è quasi impossibile da coltivare dalle nostre parti. Quali prodotti possiamo utilizzare? Quelli che già ha introdotto prima Vincenzo. Il pisello proteico, il favino come colture proteiche, e una coltura molto comune qui da noi è l'orzo, anche in consociazione appunto con pisello e favino, ma soprattutto una coltura estremamente interessante è il sorgo, perché è una coltura arido resistente al ciclo primaverile estivo. Resistente, scusa? Arido resistente, quindi ha bisogno di pochissima acqua. Cereale cammello. Ecco, a differenza di mais e soia, che senza acqua praticamente è meglio non provare a coltivare. Poi ci sono altre alternative, tipo il grano duro, il grano tenero che conosciamo tutti, ma soprattutto il triticale per l'allevamento locale dei suini soprattutto è una coltura eccezionale. Ci sono dei triticali, tra l'altro, ha un alto contenuto in una composizione aminoacidica particolare, per cui sono estremamente interessanti. Il triticale arriva a produrre anche forse la lisina? Sì, perché è quella che è limitante, diciamo, per i suini. Ecco, il triticale, noi abbiamo fatto delle prove dove il triticale, anche senza diserbo, è una, così come l'orzo, sono colture talmente competitive che possono tranquillamente entrare in una rotazione biologica e anche non biologica, volevo, convenzionale, senza necessariamente dover passare. Dunque andrò molto velocemente. Ecco, la nostra sperimentazione è stata svolta praticamente in tutte le 5, le 4 ex province marchigiane, poi la provincia di Ascoli, in Fermo ed Ascoli, quindi purtroppo ad Ascoli non ci sono ancora arrivato, perché appunto ci eravamo fermati qui in zona di Fermo. Ecco, queste sono le aziende biologiche principali con cui abbiamo lavorato, in corrispondenza di Grotta Zolina, Monte San Martino e la zona più interna di Caldarola e Pieve Povigliana. Ecco, in questo. Ecco, e
cioè come si è strutturata la nostra attività sperimentale. Abbiamo cominciato inizialmente con delle prove di campo, cioè 12 anni fa quando proponevamo farina e pisello proteico da coltivare in campo ci prendevano quasi come folli, no? Come penso sia successo un po' a tutti. E quindi abbiamo cominciato a fare queste prove di campo in pieno campo presso le aziende, non sulla parcellina sperimentale ma su grandi estensioni, quindi avendo dei dati effettivamente reali poi di un'eventuale produzione in pieno campo, e soprattutto sul discorso delle proteiche, farina e pisello proteico, perché era l'emergenza principale. E dopodiché siamo passati in stalla e presso appunto queste aziende marchigiane abbiamo fatto delle prove di alimentazione sia sui bovini da carne sia sui suini. Questa è un'azienda di suini non biologica, però praticamente faceva un allevamento all'aperto, che secondo me è stato solo perché lui non aveva voglia di perdere tempo con la documentazione biologica, no? Tranquillamente si sarebbe potuta convertire. E poi presso Serra dei Conti delle prove su bovini da latte, che però oggi diciamo non parlerò. Ecco, molto rapidamente i risultati quali sono stati. Le produzioni di campo, ecco, il favino è una coltura che in media da noi fa 20-25 quintali a ettaro, anche se in annate buone può arrivare anche 30, a volte anche 35. Però ci sono, cioè, il problema del favino qual è? Io premetto che faccio parte di un focus group europeo sul discorso appunto delle colture proteiche, perché l'Europa praticamente entro il 2020 vorrebbe riuscire a ridurre l'importazione di farina di soia del 50%. Allora ho fatto questo focus group per vedere in Italia, cioè in Italia, in Europa, come è possibile e se è possibile riuscire a sostituire, diciamo, queste importazioni con delle produzioni interne. E lì si scontrano tutte le realtà diverse tra noi del bacino del Mediterraneo, del nord Europa, allevamenti senza terra, eccetera, eccetera. Il pisello proteico produce di più, però ha un minore tenore in proteina, appunto come dicevamo prima. Però la cosa interessante è che il farina e il pisello, pur avendo meno proteina della soia, hanno anche l'amido, quindi in parte ti vanno a sostituire anche il mais. Quindi per il nostro discorso erano, diciamo, perfetti. Infatti, diciamo, in alcune aziende praticamente il mais ormai è ridotto a un minimo, cioè si utilizza perché è sempre una granella di estrema qualità, soprattutto nelle aziende biologiche che utilizzano quello di altre aziende biologiche limitrofe, no? Però insieme con orzo, farina e pisello si ottiene una razione estremamente interessante. Ovviamente le rese non sono quelle da allevamento intensivo, non facciamo 1,7 kg, 1,8 kg al giorno di accrescimento, ma siamo intorno a 1,1 kg, 1,3 kg di media, no? Che però per il biologico sono valori estremamente interessanti. Ancora più interessante è stata la prova sul suino, cioè sul suino noi riusciamo ad ottenere degli accrescimenti paragonabili a quelli degli allevamenti industriali, con allevamenti che poi, ecco, il prodotto finale non ha niente a che vedere con quello, diciamo. Ma perché è già finita? C'è stato, non so, se si sono invertite le diapositive. Ecco, qui una panoramica, questa è una prova sperimentale di pisello proteico e favino. Pisello proteico è una cultura eccezionale, si fanno delle foto bellissime sui campi sperimentali di pisello proteico. Questa è l'azienda di Monte San Martino, che oggi doveva essere qui, purtroppo siccome oggi gli arrivavano i vitelli allevati diciamo al pascolo in montagna, non è potuto venire con noi, da noi. Questa è un'altra azienda, mi si sono mischiate le diapositive, chiedo scusa, ma le devo guardare. Questa è l'azienda, qui si vede chiaramente il rapporto, anche prima, il rapporto che c'è tra loro e gli animali, cioè questo è un toro, e se uno di noi prova a entrare nel recinto, dice la mandria delle vacche, certo, di solito è pericoloso. Ecco, è meglio non avvicinarsi, e riconosce il padrone, diciamo, e questo è. Questa è una prova bellissima fatta appunto sui suini, sia all'aperto che al chiuso, ci ha dato quei risultati che vi ho fatto vedere prima. Ecco, una cosa interessante è che rispetto al mangime sperimentale, al mangime commerciale che utilizzava questa azienda, quindi con soia, mais, eccetera, il rapporto tra acidi grassi saturi e insaturi praticamente non cambiava.
però quello che cambiava era il rapporto tra monoinsaturi e poliinsaturi, cioè si riduceva un pochino i poliinsaturi, il contenuto in poliinsaturi, quindi anche degli famosi omega 3 e omega 6, quindi potrebbe essere visto in modo negativo questo aspetto, però l'aumento dei monoinsaturi invece nel suino migliora la qualità praticamente soprattutto di chi fa il suino stagionato, che è la classica applicazione qui. Ma tanto te lo dico da nutrizionista, poi non è dal maiale che vado a prendere, no, perché lo cuocio e lo metterò ai semi di lino, userò l'avocado, userò l'olio buono d'oliva e la noce per prendermi gli omega 3, non è quindi una perdita. No, siccome rompono i corbelli su questo, cioè, se non ci sono, se non fai un mangiare che incrementa il contenuto di omega 3. Ciao, sono questo, benvenuto, scusa, non c'è nessun problema, tanto, non devo tornare giù lontano, grazie della vostra venuta, ciao, ci mandiamo l'email, ci teniamo in contatto. Ecco, niente, ripeto, si sono randomizzate le diapositive, quindi come vengono quelle in russo, no? Non lo so, ogni tanto con PowerPoint non c'è. Comunque non fa niente. Ti è entrato un OGM per dispetto. Non lo so. No, come siamo oltre, ecco, a questa, io sono un genetista, quindi ero interessato al discorso dell'OGM free, perché soprattutto per sapere se effettivamente si può fare a meno o no di questo OGM. E adesso vedremo anche la parte degli aspetti economici, che non è assicurabile. Però ecco, noi in laboratorio, questo è il nostro laboratorio, stiamo sviluppando una tecnica per identificare la composizione dei mangimi. Quindi se per esempio facciamo dei mangimi privi di soia, no? Noi lo possiamo certificare utilizzando i marcatori molecolari. E questo non ha niente a che vedere con gli OGM, queste sono tecniche di biologia molecolare, però applicate non mediante tecniche di ingegneria genetica. Praticamente si vanno a riconoscere sequenze di DNA specie specifiche, quindi praticamente in questo caso si riesce ad amplificare una porzione di DNA che c'è solo nella fava e non c'è nelle altre specie, quindi quando nel mangime c'è la fava noi ce ne accorgiamo perché ci viene fuori questa banda di DNA. Quindi fate un campionamento di mangime, esatto, lo macinate, estraiamo il DNA e poi applichiamo questi marcatori molecolari. Qui ovviamente ho riportato quelli che permettono di riconoscere fava il pisello proteico, no? Che se ci fai caso, per esempio nelle piante di orzo, nelle varietà di orzo non lo troviamo il marcatore, quindi si accende questa luce solo quando c'è il pisello proteico, quest'altro quando c'è il vino, e poi avremo i marcatori di tutte le altre specie. Ecco, questo è un lavoro che abbiamo pubblicato nel 2009, vedete, quando c'è la soia noi ce ne accorgiamo nel mangime. Questo era un mangime di una stalla da latte, nelle vacche da latte da allevamento ovviamente non biologico non si può sostituire completamente la soia, però siamo riusciti a sostituirne buona parte inserendo favine e pisello proteico e tra l'altro a ridurre il contenuto di mais nella razione e ce lo siamo ritrovati con un minor contenuto di micotossine poi nel, certo, che era il periodo proprio del boom delle micotossine in similità. Sì, dopo magari nella discussione siccome siamo oggi è diventato un workshop tra esperti. Questo aspetto tra l'altro è molto interessante perché in questa azienda da latte quando il prezzo di soia e mais è cominciato a salire alle stelle, siccome è un'azienda che ha una cooperativa di 140 aziende che hanno cominciato a produrre favine e pisello proteico per la stalla, lì praticamente loro quell'anno risparmiarono circa 40.000 euro. 140 aziende. 140, la situazione comincia a essere interessante. È molto interessante. Purtroppo ci sono dei problemi di gestione della cooperativa, per cui tra la crisi della produzione di latte e la crisi della cooperativa stiamo un po' faticando. Un po' in crisi. Un po' in crisi. Crisi per crisi. Però ecco, quell'anno lì, quell'anno in cui scattammo questa foto del DNA, praticamente loro risparmiarono 40.000 euro in un anno e praticamente se non avessero risparmiato quei 40.000 euro il budget, il bilancio sarebbe andato in negativo di 40.000 euro, quindi siamo riusciti a proposito mantenere dell'economista di Bologna, no, l'abbiamo fatto con te, no, eccetera. E io sono d'accordo con lui sull'aspetto morale eccetera, però bisogna anche guardare a
Cioè, questa è una stalla di 800 capi, 450 capi di lottazione, e bisogna anche guardare, cioè ogni giorno consumano diversi quintali di ali. Quindi, cioè, aver introdotto favino e pisello è stata una cosa notevole. Cioè, adesso il problema sarà riuscire a mantenere questa situazione. Adesso vediamo che diapositiva viene fuori. Ecco, sempre il discorso dell'OGM free. Finisce il progetto, anzi i progetti, normalmente l'università che succede? Arrivederci, grazie, è stato bello finché è durato, no? Ognuno a casa sua e finisce tutto. Io mi sono impuntato, no? E ho organizzato praticamente una sorta di piccolo gruppo d'acquisto all'interno dell'università. No? Quindi queste le aziende che hanno partecipato al progetto, abbiamo cominciato, e questi sono i dati del primo anno, di 3 anni fa, oggi il discorso è cresciuto notevolmente, dove praticamente una volta ogni 3-4 settimane ci si incontra al nostro dopolavoro universitario e c'è la consegna dei pacchi della gara. E sono successe cose incredibili. Cioè, persone che hanno detto che da quando comprano questi prodotti qui non riescono più a comprare la carne del supermercato, perché hanno cominciato a capire qual è la differenza. Cioè, io adesso prima o poi verranno fuori le diapositive. Ecco questa. Aspetta che ne cercavo una in particolare, non arriva, va bene. Ecco. Cioè, questa è l'azienda di Monte San Martino che vedevamo prima, dove gli animali sono al pascolo, dove, ecco, peccato che non c'è Taffetani, perché questa penso che mi sarebbe preso. Qui c'è una collina in pendenza dove lui costantemente coltiva o erba medica, e non mi ha preso manco le correzioni dell'inglese, non so che è successo al file, vabbè, comunque. Quindi qui o erba medica o per la famosa consociazione Orzo Favino, loro usano Orzo Favino perché è Orzo Pisello. Qui in pianura abbiamo fatto, in quell'anno lì c'era il pisello proteico, un anno c'è stato il sorgo, e è un terreno che ovviamente, ricevendo il letame della stalla, ha una buona fertilità, quindi ci dà delle grosse. Il ciclo fiuso. Ecco, abbiamo portato, c'era la diapositiva, 7-8 diapositive prima, le persone a visitare l'azienda e soprattutto un gruppo di slow food che sono impazziti, diciamo, hanno toccato con mano veramente quello, è stato molto 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 bello. Questa è una vecchia diapositiva, l'ho portata a Bruxelles, avevo cancellato sotto l'inglese, c'è rimasto, chiedo niente scusa. Ecco, tornando al discorso economico, questa è un'altra bella diapositiva, questa è un'azienda vicino Pieve Povigliana. Quell'anno gli facemmo seminare circa, lì c'è Demetrio che ha lavorato con me su questo progetto, erano circa 3 ettari e mezzo di favino e 4 ettari di pisello proteico. Lui non ci ha dato un soldo di fiducia all'inizio della prova. Quando siamo andati a raccogliere, lui era venuto con 2 sacconi, quelli da 5 quintali, non so se ci avete presente i sacconi, uno per il favino e uno per il pisello. Quell'anno raccogliemo 33 quintali all'ettaro di media di pisello proteico e 25 quintali all'ettaro di favino. Cioè lui alla fine non aveva in azienda più i sacconi dove mettere il seme. Quindi quella fu un'annata abbastanza fortunata, diciamo. Purtroppo non è sempre così, soprattutto all'interno, però ecco, già, cioè, lui si è autosostenuto per diciamo, il fabbisogno proteico del suo allevamento con un prodotto locale. Quindi quando vai sul mercato glielo dici al consumatore e ce lo porti, glielo fai vedere, il discorso, cioè, anche il sapore probabilmente della carne cambia, diciamo. Questa era una bella cosa, se fosse stata nell'ordine giusto. Qui si vede la prova sperimentale vicino a Serra dei Conti, vicino a dove aveva fatto vedere le diapositive Fabio Taffetani. Vedete la prova sperimentale integrata nell'ambiente suo, diciamo, dove effettivamente poi le colture quali sono? Sono erba medica, favino, qui c'è la famosa cicerchia, la cicerchia di Serra dei Conti di cui parlava Fabio. E tutto in rotazione, ovviamente poi qui probabilmente sarà andato il grano oppure l'orzo, eccetera eccetera. Ovviamente qui mais e soia non nemmeno a provarci a seguire. Ecco, cerco di trovare, oh, aspetta, questa è poco, questa
in tuo onore, non ve la cerco di ritrovare quella del, eccola. Quindi abbiamo fatto questo gruppo d'acquisto e praticamente ecco, sono 2 anni e mezzo che andiamo avanti con questo gruppo d'acquisto, con le persone che continuamente mi chiedono di non smettere, è stata una bellissima soddisfazione. E purtroppo con la crisi economica abbiamo visto anche qui un calo delle vendite. Io adesso non vorrei, loro non ci sono, quelli delle aziende, per fortuna, però se non avessero avuto questo appoggio, io penso che non se la sarebbero, in questo momento non sarebbe stato, avrebbero avuto dei grossi problemi. Quindi anche un sostegno economico. Questo che vuol dire? Vuol dire che dietro a tutti i nostri discorsi bisogna, secondo me, trovare un sistema che aiuta queste aziende nella fase della commercializzazione, perché noi possiamo fare i salti mortali, no? In campo, in stalla, eccetera eccetera, poi quando arriviamo alla fine, ho portato i dati a Siviglia in un altro meeting europeo su queste problematiche qui degli OGM, no? Se alla fine loro dovessero vendere gli animali alla grande distribuzione, avrebbero chiuso le aziende, non so, già da 10 anni come dire. Quindi bisogna fare un discorso, come dicevi tu, sul consumatore, no? Per farlo è fondamentale, se no sta politica non si cambia. E poi, come diceva lui, la differenza di prezzo tra il biologico e il convenzionale, io personalmente vado sempre a leggere gli scontrini del settore mio, siccome soia e mais sono i 2 OGM di adesso, poi un giorno magari arriverà anche il pomodoro, ci metteremo a lavorare anche su quello. No, vado sempre a vedere gli scontrini, facendo la media tra il costo della carne nei parchi che producono loro e quello con cui noi la paghiamo al supermercato, non c'è tutta questa grande differenza. Il problema qual è? In un momento di crisi come questo, anticipare 70 o 120 euro per un pacco di carne che magari ti dura tutto il mese, ma tu li no, però li devi anticipare, e adesso molte famiglie cominciano ad averci dei problemi su questo. Quindi bisogna studiare il giusto modo di commercializzazione per poter valorizzare tutto quello che noi facciamo a valle, altrimenti in 5 minuti ci... magari ratezzare. Lei diceva ratezzazione. Uno si prende il pacco e poi... Sì, ci paga, sono... Come era una volta, nelle piccole... Che comunque la carne va macellata in quel momento, quindi non si prende, se la surgela. Esatto, però devi stabilire... Cioè, non è così automatico, capito? Perché poi magari tu... ecco, è un'alternativa valida questa, ci avevamo anche pensato, però lì è un rapporto diretto di una persona che tu poi magari non vedi più per altri 6 mesi. Cioè, beh, con i bonifici su ricavi posta peggio, insomma. E questo già a loro gli crea. È già uno che deve stare dietro a controllare. Perché loro, ecco, oggi lui non è venuto perché gli arrivavano i vitelli, domani gli arriva un'altra cosa, domani dopodomani gli si rompe un tubo dentro la sala, lo deve aggiustare, perché qui parliamo di aziende a gestione familiare, quindi certo, non ci sono gli operai che lavorano in cerca. Dulcis in fondo. Vai, vediamo un po'. Onore. Il mio onore, che cosa hai fatto? Se mi trovo la diapositiva. Questa era una fotografia che c'era nel libro di scuola media di mio figlio, che io subito ho preso e porto ai convegni, dove si riassume quello che abbiamo detto adesso. Cioè, oggi che cosa si vuole? Nella piramide alimentare, certo, no? Alla fine chi c'è? C'è il consumatore della gleba, secondo me. Cioè quello che deve mangiare a testa bassa, quello che è zitto. Quello che noi dobbiamo fare è trasformare i consumatori della gleba o, diciamo, distruggere questo concetto di consumatore della gleba e trasformare le persone in veri e propri consumatori. Consumatore pazienza. D'accordo? Sì. In modo tale che valorizziamo noi e i produttori, diciamo, tutti gli sforzi che stanno facendo. Io sì, concluderei, ce n'era un'altra di conclusione che è positiva, che questo forse il computer si è riuscito a farla vedere, non so che fine ha fatto. Grazie a tutti. Grazie Stefano.